Sì, niente, prima avevo fatto un errore nel creare la live, ovviamente, figuriamoci. Non è un mio video, una mia live, se non c'è un fucking errore. Allora, praticamente, un attimo che vado a prendere i comandi, perché sennò non so che cazzo mi state scrivendo. E praticamente, a volte scopro di lanciare delle mode senza sapere che siano mode. Perché praticamente mi pare che questa cosa si chiami tipo decluttering, una roba del genere, non mi ricordo, insomma, chi se ne frega. E, che praticamente la gente fa lo scarto delle proprie minchiate, tipo di trucchi, di cose che c'è in casa, dei cassetti di sistema. Quando io questa cosa l'ho fatta millenni fa e ora è diventata di moda, la stessa cosa in mukbang, facevo i video mangiando, ora si chiamano mukbang. Cioè, alla fine scopro di essere un genio e non lo so, no, scherzo, in realtà non scopro di essere un genio, però boh. Comunque, fatto sta che stavo sistemando, perché alla fine io sistemo, mi dimentico quale cazzo di scatole ho sistemato, quale no. Molto spesso risistemo le stesse, che ho già controllato, dato che mi rompo i coglioni a sistemare. Decluttering, ok, ciao Luca. Che mi rompo i coglioni a sistemare, ho detto affanculo, a sto punto, se proprio devo sistemare, lo faccio assieme ai trascioni, così sicuramente usciranno delle cose molto belle. Ho la ciolla in cantina, che bello. Ma come ciocca? E probabilmente hai trovato tutta YouTube dentro. Ciao Claudio F. Eh no, Luca, mi sa che stavolta. Ma voi sentite bene o sentite meglio se faccio così? Perché non so se l'audio esce dalle cuffie. Sentite me? Grande Claudio! Hai composto l'emoji cazzo! È bellissima, sono un genio. Vicino a Nonna Adele, poi. Se provi a farlo anche più lungo, è ancora meglio. Comunque, ho tipo qua uno, due, tre, quattro sacchi che non so se ho già sistemato, ma nel dubbio ve li beccate assieme. Quindi, visto che devo farlo, lo facciamo assieme. No, Vincenzo, se mi fai la capocchiella che va a capo non mi va mica bene. Oh, bravo, Claudio. Ho dovuto sacrificare la mia emoji per fare le tre emoji della minchia che possono usare solo gli abbonati, come vedete. E, però appena arriverò a tipo 15, non mi ricordo, abbonati, posso aggiungere un'altra e riaggiungerò la mia. Ho sacrificato la mia emoji per la minchia componibile, cioè, ma ne vogliamo parlare? L'audio non arriva dalle cuffie, si sente molto bene. Ah, ok. Vabbè, io nel dubbio le tengo. Tanto mi dimenticherò di averle, mi alzo e strappo pure questo, quindi lo vedete in diretta. Allora, tanto per cominciare, in questa busta che mi è uscita. Era in matroia, appunto, mi si è strappata la cuffia. Oggi è San Rosario? Ah, molto bene. Oh, ma siamo a 301, ragazzi, ma veramente. Allora, in questa busta, che secondo me l'ho già controllata, ma ho visto che ci sono cose che non c'erano prima, tipo questo. Cioè, ragazzi, ma si può tenere un telecomando del genere? Ma è bellissimo, non so che cazzo. E funziona anche, tra l'altro. Non so che cazzo serve, ma bellissimo, mi dicono. Piccolo, discreto, abbinabile a. Dov'è la penna gigante? Avevo anche una penna. Eccola! Cioè, guardate che fighitudine! Ho tutto in nome! O sono io microscopica? Vabbè, cose da tenere perché mi dicono utilissime. Poi mi lamento, ma non c'ho posto! Grazie a cazzo mi tengo un telecomando 6x6 quando manco la TV. Cioè, questo serve a me quando non ho gli occhiali. O quando il telecomando fa quel bellissimo effetto che si mette tra le pieghe del divano e il sedile del divano, che voi vi sedete col culo lo fate sparire, almeno questo, a meno che non abbiate un culo abnorme, questo non lo fai sparire. Nel caso di Dani, questo entra tutto dentro, che è una bellitudine. Poi vediamo cos'altro. Perché ho un rotolo di carta vetro fatto a cilindro per raspe very strong? Boh, vabbè. Che cazzo me ne faccio? Vabbè, lo darò a mio padre. Sei più bella tu, Rosario Muniz? Muniz. Poi, no, ragazzi, ma veramente, ma si può tenere sta cosa? Willy Classy. Ah, sì. Vabbè, questo magari lo potrei anche buttare, for example, ma tipo, già che ci sono, facciamo un po' di pulizia. Un po' di pulizia. No, questo qua è la confezione degli occhiali con il naso minchia. Però voglio dire, ma perché tenersi la confezione? Posso capire ancora questo, ma il sacchetto. Cioè.
essere speciali. Facciamo che lo butto a malincuore, ma lo butto, eh. Poi, che cazzo? Perché ho un fiore di carta? Ma che cazzo me ne frega? Cioè, domani è primo giorno di università, ansia. Con la carta ruvida ti fai un cannone. No, secondo me qua è un raspino per chi pratica il BDSM. Top. Non sei mica regolare, lo so, gioia. Poi cos'altro c'è? Lana, tanta, mi dicono. Ci posso fare tantissime cose, come per esempio buttarla. Sepolti in casa la fedisce. Poi, che cos'è? Ragazzi, che cos'è secondo voi sta cosa? Sono un po' preoccupated. Ma che cos'è? Non lo so, facciamo che non lo so. Poi cos'altro? Mi si è appena rotto in mano un sacchetto. Quanto marcio era da uno a Dani? E dentro c'è. Ma che cazzo di problemi c'ho? Questo qua l'avevo preso alle Leroy Merlin, alle Leroy Merlin, e l'avevo dipinto a mano, ma non lo. C'ha tutte le. Come cazzo si chiamano? Le lancette tutte sfigate. Cioè, vi prego, guardate quella dei secondi. Ma che è? Me la sono messa in culo. Non ce la fa. No, mi è rimasto in mano. Ma vaffanculo, va. Cioè, mi c'era anche messa d'impegno. Vabbè, facciamo che lo butto. O forse no, sì, lo butto. Lo voglio l'orologio. E allora devi scavare nella monnezza perché l'ho appena buttato. Oddio, non me lo ricordavo. Ma che bellitudine, dimmi che funzia. Certo, mi dicono certo. Oh, cos'è? Ma che bella bambina. Aia, che cazzo è? Ma è per bambini? Beh, si dirà, non è che ci vanno propriamente gli adulti in giro con sto coso. Non mi sta. Però è figo. Guarda, lo metto la capocchiella. No, non va neanche la capocchiella. E allora niente, però non lo butto questo. Fai quello di Playboy così. Sì, esatto. Però questo è più fico. Me l'ha regalato California and Cream, mi piace un sacco. Mettilo in testa a Dani. Che bella bimba che sono. Piccina. Poi, qua, no, prima premo questo, mi ispira di più. Ma questo mi sa che l'ho già visto, blocco di Stefi, probabilmente l'ho già visto. Sì. Poi abbiamo. Vabbè, ora iniziano ad arrivare. Qualche ragazzo che me lo dà? Ah, ma così proprio? Beh, oh. Figuriamoci, questo ve lo ricordate? Questo qua era di Natale. Non mi ricordo, però l'abbiamo messo io e Dani. Io e Dani in qualche video di Natale sembravamo due rincoglioni, anche senza, però con questo soprattutto, e questo ci piace, però anche questo mi va. Ma quante mammelle di mucca sei con quel cappello? In che senso? Natale 2015, ecco. E vabbè, lo lascio qua sulla capocchiella. Se ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta. Poi ho delle unghie adesive buttate così, perché sono ridotte così, vabbè. Poi una calamita a ragno che è talmente utile che la butto. Ci nascondi i cloni di Claudio Lippi, ma magari, Stenin, magari. Poi, apriamo questo. Ragazzo di polvere. Che bella live trash come piace a noi. Mi saluti. Ciao, Auri. Apriamo questo. Perché ho tutte queste lane? Why? Perché ho una bottiglia piena di Pisla Fluo? Però ho visto recentemente su Instacaz che hanno fatto qualcosa con i Pisla. E adesso che ho trovato, perché praticamente volevo farla, ma dicevo, ma non ho più i Pisla, non posso farla. Ora ho trovato i Pisla e non mi ricordo più che cos'era la cosa che volevo fare con i Pisla. Vi prego, illuminatemi, cosa ci posso fare oltre a mettermi questa bottiglia su per il culo? Dove hai preso la collana? Ma quale questa? Me l'ha fatta Hecate. Oddio, guardate che bella questa lana.
Cioè, è ridotta del merda, però è figa. Tutta sbrilluzzichina. Ce n'è una anche molto faica. Nera sglitterata. Perché c'è un mini centrino color sciorda che butterei volentieri. Ma che cazzo di lane sono? Ma perché ho queste lane di color osceno? Mezza coperta fatta ai ferri giallo piscio. Ma no, bello. Il sacchetto della nonna praticamente in realtà è il mio. Bello. Che cos'è? Oh. Oddio, guardate questa quanto bella è. Cioè, non si può capire. Nonna Adele che cuce. Esatto, sono io in realtà. La nonna muta. È bellissima. Quanta polvere c'ha? No, ragazzi, ma questo è un copricapocchia. Cioè, inutile negarlo. Questo è palesemente un copricapocchia per l'inverno. Ma che cazzo? Cioè, sì, uno prende la lana e dice, cosa ci posso fare questo? Cos'è? Buttiamo anche questo. Questo è un copricapezzolo monouso, bello, un piccolo. Oh, ho trovato sti cazzini che possono sempre essere utili, ma forse anche no. Truccati col dentifricio. Sì, va bene, ok. Cos'altro c'è qua? Sacchetto, vabbè. E... che cos'è? No, ma perché faccio cose... Ogni tanto faccio cose utili nella mia vita. Che cos'è? Questo qua secondo me è... Ah, ora ho capito tutto. Questo è un copriminchia di Abdul e questo è un copricapocchia, non di Abdul, ma di Dani. Però scusa, è un po' ambiguo, ma proprio poco poco. Facciamo che buttiamo tutto, eh? Sì, sì. Tanta roba utilissima, né? Poi abbiamo... Ma la smetto di fare manicotti. Secondo me era l'unica cosa che avevo imparato in quel periodo. E facevo solo quello. Ma che cazzo serve? Vabbè. Per le gambe, ma ne ho fatto uno. E niente, qua ci sono... Vabbè, questi probabilmente sono per i pompons, però non per i capezzoli, anche questi. Però facciamoli ributto. Ciao nipotina! Ciao Anna! Quelli bellissimi pompon. Ma che brutto! Sembra una palla di fieno! Che merda! Vabbè, la smetto di scavare in sto sacchetto perché escono cose veramente brutterre. Lane di colori osceni. Polvere come non ci fosse un domani. In realtà quello è un sacco della spazzatura. Sì, in effetti. Faccio prima fare così. Poffi, perché... Oh, ragazzi, ho trovato un'altra lana. Non l'avreste mai detto. Poi abbiamo un kebab di panna fatto con una spugna da cucina e del silicone. Che bello! Che bello! Poi cos'altro abbiamo? Cos'è? Non so cosa sia. Oh, il vinavil è sempre utile. Speriamo che ce ne sia. Certo, per tenerlo vuoto mi sembra l'ABC. Poi. Una bellissima parrucca. Che mi sa che vi ho già fatto vedere e continua a riuscire. Ma io quasi quasi la provo. Non è che mi prendo l'ebola, però. È lì dal 1000. Ma vabbè, facciamo che me la provo lo stesso. Ma che bella bambina. Cioè, è Anaia questa qua quando prende la scossa. You get down, ci sto troppo dentro. Ma perché? Perché? Mm? Che bella bambina. Ora me la levo perché ho paura di prendermi veramente la caritudine. Lupo Lucio, esatto. Ma perché? Perché mi devo ridurre così? Cioè, io non posso fare i miei decluttering dei trucchi, no, eh? Pare brutto. Cioè. Poi, c'è una cosa carina. No, giuro non mi sono depilata la feca.
Questo mi sa che ve l'ho già fatto vedere e continuo a conservarlo perché secondo me un giorno mi potrà servire. Non ho ancora capito quale giorno della vita, ma mi potrà servire tantissimo questa roba. Che sono come posso dirvelo? Giuro, non ero rasta e giuro, non sono pelle della fea. Praticamente, vedete, sono tarzanellini che li sto perdendo in ogni fucking dove. E vanno attaccati tipo ai capelli veri praticamente, in teoria, perché tu fai il nodino e lo metti sotto, ma in realtà io li uso per fare tipo se fai una fairy di Cernit, di Fimo, ci appiccichi questi e sì. Solo che non li ho mai usati, continuo a conservarli perché so che appena li butto il giorno dopo mi viene voglia di fare qualche fattina con i Cernit, come se sapessi farla per giunta, però posso mai buttarla, ma siamo il periodo della feaca. Assolutamente conserviamoli assieme a questa che è di una bellitudine rara. Poi un tubo bello, un pennarello che sicuro non scriverà, e ovviamente esistono pennarelli che scrivono, non mi sovviene. Poi una bellissima borsa, basta con queste cazzo di lane, dai, ma la pensione ancora non ce l'ho. Cos'è? Questi sono per... Che utilità avranno nel mio... Come cazzo me ne faccio? Di paglia finta. Paglia di carta rosa. Cioè, ora voi ditemi se ha mai un'utilità questa roba. Facciamo che la butto, for example. E se potrà mai servirmi un giorno? Ci avete pensato? Avete riflettuto con moi? Sei una meme vivente. Le cose inutili che conserva. Ma allora, tanto per cominciare, non sono cose inutili. Sono cose molto utili, solo che voi non l'avete ancora capito, nemmeno io, a cosa possono servire. Perché qua abbiamo anche altri... Ma perché? Perché? Sepolti in casa, venimi a prendere... Cioè io mi conservo i pezzi di velluto per farci cose che mai farò perché non so neanche cucirmi un bottone di merda. Dietro una bambina c'è qualcuno che pensi. Ok, che cazzo vuol dire? Sì, qua ho del feltro molto utile, molto bello. Facciamo che non conservo. No, lo conservo. Ci farò un giochini maturi, aiutatemi a trovare un'utilità, vi prego. Cioè, non è che vi dico aiutatemi a buttare, aiutatemi a trovare un'utilità. Certamente. Poi. Ma anche voi vi rompete i coglioni a togliere i nodi dei sacchetti, li bucate, ci faccio così nel sacchetto e lo squarto. La pigritudine neanche aver voglia di aprire un bottone. Cioè, un bottone, un nodo. Steffi, fai un paio di scatoloni ordinati con tutto il materiale. Ma sì, figurati. Fai scherzi telefonici? No, gioia, sto sistemando. Ehi. Ma che bella pinza, ma come non conservarla? Una pinza pimpata da me in questa maniera così bella. Cioè, uno compra una pinza nera e dici basta, è una pinza nera. Cosa cazzo ci ho attaccato sopra? E per giunta, perché l'ho tenuta nonostante ci abbia attaccato sta merda? È orribile, ma orribilissima. Però secondo il mio punto di vista sarà stata bella quando l'ho fatta. Che carini gli adesivi di Essence. Oh, una cosa utile l'ho trovata. Gli adesivi per le unghie di Essence. La calcolatrice scientifica, molto utile, questa qua è tatticissima perché ci mettevo tutti i foglietti dietro quando andavo a scuola, poi la tenevo così e poffi, ovviamente non per la verifica di storia perché se tieni sul banco la calcolatrice un minimo desti sospetto. Ma quanti anni hanno queste scatole? Ma che cazzo ne so, poi mescolo tutto, roba vecchia, roba nuova, la metto in un sacchetto, poi dopo un po' dico no vabbè devo sistemare, riprendo lo stesso sacchetto di merda, lo risistemo e lo ributto allo stesso posto. Praticamente non riesco a... qualcuno vuole venire a farmelo? Detto così. Cosa c'entra la calcolatrice?
Con l'oppa. Qua dentro cosa c'è? Beh, giustamente qua dentro abbiamo il domino delle farfalle secche, perché un tempo le coloravo, ci facevo gli orecchini. Però dico, se queste non le ho colorate, magari buttiamole. No, teniamo la pasta secca. Ah sì, perché vedi, c'è cioè, la tatticitude. Ma quanti cazzo ne ho? Ma cosa penso di farmene? Ah, attenzione, perché sotto abbiamo anche delle tips neanche fatte, mi dicono. Un pezzo di puzzle. Ma perché? Ma ragazzi, io ho dei problemi. Cioè, me ne sono sempre accorta, però ne sto prendendo atto molto potentemente. Ma perché? Perché? Sì, è tutto un orecchino per me, è vero. Non si può dire il contrario. Tutto ciò che è di dimensioni di questo calibro, per me è un orecchino, un ciondolo per collana. Quindi Dani, stai attento perché prima o poi ci faccio il buchino e ciao minchia. Qua ci ho messo anche lo strassino, vabbè, ma allora. Perché poi l'ho bucati sia di qua che di qua, in modo da farci anche tipo una collana tutta di... Ma sai che è bellissima questa idea? Cioè, ma troppo figa. Vediamo se li ho bucati tutti. No. Ma cosa butta tutto? Ma come ti permetti? Fuori da questa live. Sì, vedi, li ho bucati. No, vabbè. Giochini maturi proprio. Cioè, tipo ne metti due così, qua metti un anello di congiunzione e viene una collana di tutti i domini, che voglio dire, chi è che non ci uscirebbe con una collana così bella? Troppo avanti. Hai visto che sono carini? C'è qualcuno? No, vabbè, questo non ci ho messo ciolle, vi giuro. È il come si chiama? La pettorina, non della nana, perché la nana era più grande, di Polella, che era il criceto che avevo. Non se l'hai mai fatta mettere, sta stronza, e quindi mi è rimasta così. O ci metto delle minchie, o la butto, o la butto. Cosa io no? Però potrei farci un video. Dai, basta, vedi come faccio. Ogni cosa mi serve, mi serve. No, non dite che puccia, che poi la vado a recuperare dalla spazzatura. Aiutatemi. Bellissima la pettorina. Ma fanculo, allora me la tengo, va bene? Poi, qua che cosa... Certo, per portarlo in giro, perché sennò qui mi andava sotto il mobile. Ho paura che cosa c'è qua dentro. Ragazzi, ho tanta paura. Ma che cosa c'è? Che cazzo è sto troll? Non è caduto qualcosa? No, non c'è niente. Ma stiamo scherzando. Però qua sento che c'è qualcosa. Ah beh, conserviamolo con gioia e gaudio, un angioletto fatto da me, piccolo angelo, fatto da me in fico. Oh, si è rotto l'angelo, si è rotto un pezzo d'ala dell'angelo. Comunque sì, è un bruttissimo piccolo angelo, che ovviamente ho conservato nella sua cartina perché sia mai che si rompesse tanta bravitudine. Guardate che belli i piedi, sembrano come si chiamano, due spinacine aia, ma... Bello, bello, mi dico, beh, certo. beh, anche questi orecchini, vabbè, la sanità, questi che ho fatto. Però questi sono carini, dai, con le lattine di Coca-Cola e Pepsi. Questi hanno il loro perché. Dai, questi ci piacciono, ci piace perché è buono come il pane. Poi abbiamo... Orecchini fatti con le mollettine, ovviamente. Altri orecchini fatti con le mollettine, che però questi me li tengo, perché mollettine possono sempre essere. I fazzoli li conservi, ma no, perché dentro c'era il piccolo ancilo. Non è che conservi i fazzoli, era per proteggere tanta bellitudine. Poi abbiamo un foglietto
cosa dice questo foglietto. Niente, è molto bene. Una bellissima spugna a cuore che facciamo. Oddio, è sofficissima. Guardate che slow rising. Cioè, questi sono i primi slow rising, ragazzi. Cioè, ma non hai capito. Memory foam, levati. Oh, ma è un culo, forse? Messaggi subliminali. Buttiamo. Beh, questa che cazzo... Ah, beh, giustamente, facevo anche orecchini con pezzi di fumetti di un giornalino e dietro il fimo. Non so cosa è successo, ma si sono incurvati nel frattempo. Buttiamola. Una bellissima maschera, neanche un po' lercia, però se la pulisco può essere utile. Sì, può essere utile. Ragazzi, può essere utile. Delle bellissime forbici che tagliano a zig zag. Qualcosa c'è scritto? Challenge, chat roulette, paranormale. Mi sa che sono appunti di video. Sì. Vabbè, facciamo... Wow! Questi sì, cioè, questi le tengo tipo assolutamente. Dei filmati sei scottata? No, perché? Mi vedete rossa? Saranno gli acari che mi stanno facendo allergia alla face. Poi qua abbiamo una bustina. Designer Diva. E un altro. Ma c'è un culo qua? C'è un fumetto con un culo, ragazzi? No, no, è un culo questo, eh? No, no, parliamone. È culo. Non, cioè, non può essere altro, se lo vedo così. No, no, è culo. Perché ho degli orecchini con un culo fumetto? Vabbè. Una tempera che può sempre essere utile. Dipingi, grandi maestri. Ecco. Ma quale mutande in testa? È un bellissimo cappellino che mi ha regalato California Cree. Come ti permogi? E oh, ragazzi, ho svuotato un sacchetto. La mia buona azione... Oh, qua c'è una molletta che può essere utile. La mia buona azione oggi l'ho fatta. Gesù, I love you, per citare... Vacca Power. Questo cazzillo continuo a tenerlo perché secondo me scoprirò più avanti a che cosa serve. Me lo sento. Cavi che non so che cosa servono. Però non posso buttare dei cavi. Cioè... Che può essere sempre... Che cos'è? Questo invece non riesco a scrivere stasera, guys. Hai appena scritto. Questo invece è una stoffa campione di un negozio che vendeva divani, se non sbaglio. Mi aveva regalato il catalogo con tutti questi quadratini di roba pelosina. Ero bambina, cioè, ripeto. E continuo a conservarli, perché secondo me hanno un'utilità... Non so quale sia, ma... Questo, per esempio, potrebbe essere utile per farci un triangolino e appiccicarlo sulla feaca. Sono troppo cringe per questo mondo, lo so. Non posso essere capita da tutti, Stella. Ciao, Nese! Custodia per flauto. Ma che stai a dire? Beh, questo, anche questo utilissimo, mi dicono. Il periodo in cui... Vi ricordate, se avete più o meno la mia età, che c'era un periodo che usavano tantissimo i bracciali fatti con il tubo degli acquari. Cioè, uno grande, uno piccolo, riempivi d'acqua, ci mettevi tipo i glitter, l'acqua, e rimaneva il bracciale così. Aia, mare, ma troia, mi sono fatta male all'unghia! E si muoveva tutto il liquido dentro. Solo che mi è rimasto solo questo, e non so che cazzo farmene. Però vabbè, lo terrò perché secondo me può avere la sua utilità. Poi, vediamo. Che bello! Una confezione di Smarties vuota. L'ho tenuto perché è fucsia, palesemente. Un asciugamano rinsecchito del medioevo, teniamolo, potrebbe essere... Il cazzino nero potrebbe essere una custodia per flauto. Ma è pieno! Che flauto metto?
Questa cosa può essere utile a metterci tipo la capocchia e poi fa fum. No, buttiamola qua. Poi, un campioncino blu mediterraneo, bergamotto di Calabria. Sentiamo com'è questo bergamotto di Calabria. Calabresi in ascolto, sto per annusarvi il buco del culo. Però, non avete un buco del culo malvagio voi calabresi. Però lo buttiamo perché sarà scaduto nel 1000. Questo è una custodia. Che questa può essere utile quando si fa un regalo, dai. Cioè, questa abbonatemela. Cioè. No, ci piace. Poi, una lima che ridotta una merda, facciamo che la butto. Cubetto piccante. Buco del culo che sta di dado. Ma Maurizio Paradiso che fine ha fatto, ragazzi? Perché? A parte che vabbè, questi si prendevano nelle macchinette tipo nel 1600, ma soprattutto perché li ho attaccati uno all'altro così? E soprattutto perché uno ha il giochino che devi mettere le palline nel buco, cosa sto dicendo, e l'altro ha il giochino che devi mettere le palline nei cerchiolini. Perché l'ho tenuto? Vabbè. Ha la leucemia da paradiso, ma no, l'ha curata tipo l'anno scorso. Poi abbiamo questo che è molto molto faico questo, perché è fatto di... Oddio, senti che ancora odore di culo di calabrese dello spruzzino di prima. Dopo un po' nausea, quindi calabresi in ascolto, il vostro buco del culo è buono all'inizio, poi... Questo qua è molto faico perché è fatto col cocco, col guscio del cocco e poi colorato. È un portamonete solo che è spaccato. Però, beh, buttiamolo, è spaccato. Quanto rimani in live? Fino a quando finisco di sistemare, quindi ho ancora un po'. Chi è la Paradiso? Maurizio è Paradiso, ragazzi. Altro cavo che non serve a un cazzo di niente, ma non lo butto. Tanto ci rivedremo comunque al prossimo video in cui apro la roba e tutta quella che ho buttato ritornerà, non si capisce come. Presto uscirà un video dove ritroveremo tutti gli oggetti che la Loffina ha buttato. Sì, infatti, cioè, ormai lo sapete. Queste sono molto fake. Queste ti piacciono. Non so quando me le metterò perché adesso. Guardate, le ho fatte di Aulin. Vabbè, non si vede un cazzo. Ci ho messo qua le zucche e qua devo ancora decidere cosa farci. Che felicia di vederti. Un portafoglio, molto sobrio ed elegante, non so perché sia il mio, infatti. Vediamo se dentro c'ho dei soldi, ragazzi, chiudo la live qua, me li vado a spendere tipo now. Vediamo cosa c'ho. Poffi poffi. Ma figuriamoci, cioè, neanche a dirlo. Ma proprio un cazzo di manco un centesimo per gradire. No. L'altra volta in una giacca di quest'inverno ho trovato 40 euro. Tipo, oh mio Dio, la vita è bellissima. Buttiamolo, mi fa cagare questo portafoglio. Mettici un culo fantasma. Li vai a spendere, tra 3 minuti sei qui di nuovo. Sì, beh, certo. Il libretto delle giustificazioni della seconda media. Ma stiamo scherzando. Vediamo quante assenze ho fatto. Ma neanche uno. Ma sono scema. Ah, no, eccole qua. Allora, 8 ottobre del 98 in disposizione, che sarebbe non ne ho voglia. In disposizione non ne ho voglia, in disposizione non ne ho voglia, in disposizione non ne ho voglia. Fantasia mia madre, tutto in disposizione. In disposizione, oh, ma tutto in disposizione. In disposizione, ritiro spirituale, cresima e in disposizione. E in disposizione, perché qua c'è la combo, cioè ritiro spirituale e, cioè, e non aveva voglia, ma oltretutto era anche il ritiro spirituale. Ma stai scherzando, cioè, cose importanti. Beh, bello, mi dicono. Se conserviamolo, esatto. Ma vuoi, usa ancora adesso scrivere in disposizione quando non vuoi far sapere il perché non sei andato a scuola della sera, ma ti fai i cazzi tuoi, cioè. Se non ci sono venuto ci sarà un fucking motivo. E ho motivi familiari, esatto. Vediamo questo. Che cos'è? Non lo so, buttiamolo. Fogli con della roba.
No, ragazzi, che cos'è? È un fumetto che avevo inventato io. Invisible Caroline. Sì, chi è? Posta, c'è un pacco per lei, ma io non aspetto nessun pacco. Ma che cazzo è sto pacchetto? Ma sì, dai, lo apro. Top secret, guardate la carta con le bollicine, guardate quanto bello è il corriere, affidabile. Cioè, se voi vedete un corriere così, sicuramente li aprite, soprattutto se non state aspettando nessun pacco. Un paio di occhiali, una lettera e un'altra busta. Avvertenza, prima di aprire la busta, indossare gli occhiali in dotazione. Cordiali saluti. Mi sento vagamente stupida. Vabbè, occhiali messi, ora posso aprirlo. Ho? Una stupidissima ed inutile tuta. E io che mi aspettavo chissà cosa, ora mi tolgo anche questi occhiali. Che fregatura. Oddio, la tuta non la vedo più. Ora la vedo. No, vi prego. Oddio, la tuta non la vedo più. Mi rimetto gli occhiali. Ora la vedo. Cioè, quindi mi hanno spedito, cioè, hanno spedito alla tizia. Una tuta per l'invisibilità, che bello! Ciò significa che questa tuta rende invisibili, corra a provarla! Wow, mi sta benissimo! No, vabbè, wow, mi sta benissimo! Con il tratteggio della mia. Della mia. Della. Ma perché sono convinta di essere io? Boh, vabbè. Per agevolare tu che leggi, installeremo gli occhiali su ogni riquadro in modo da vedere Caroline. Sono invisibile, posso fare tutto. Da dove posso iniziare? Supermercato, ah, che bella scorpacciata di golosità. Pipipi, è scattato l'allarme, ma non è uscito nessuno, disattivato. Cioè, la prima cosa che fa la tizia con la tuta dell'invisibilità è andare al supermercato a fregarsi le caramelle. Molto divertente. E qua c'è la tavola, la tizia con tutte le caramelle, che bello. Vediamo come continua perché a questo punto lo devo sapere, mi dispiace. Devo subito avvertire la mia amica, non sto nella pelle. Helen, corri da me, devo dirti una cosa incredibile. Ok, fra un'ora sono da te. Un'ora dopo circa, dopo varie spiegazioni e dimostrazioni, Caroline, perché non testi il tuo ragazzo? Tu sei un genio. Tesoro, una cena di lavoro, non possiamo vederci. Eccomi qui sotto, forza, scendi tesoro. Ma che cazzo vuol dire? Eccolo lì, cena di lavoro. E quei fiori sono per il capo gay. Seguiamolo. Sono più confuso di prima. Entra, pezzo di merda. Mi dica, signore, prende la solita sigla. Ah, praticamente Caroline si mette la tuta dell'invisibilità e segue il fidanzato che le scrive che ha un impegno di lavoro e non può vederla. In realtà sta andando in un hotel a bombarsi un'altra. Attenzione, dentro la camera c'è il fidanzato con il vino e i fiori. Ecco, mio amore, arrivo. E Caroline, che è tipo il vicino fidanzato, ma lui non lo vede, col fumetto, entra Troia, entra pure. No, ragazzi, io ho dei problemi serissimi. Ehi, amore, sono per me quei fiori? Certo, cucciolo. Ma è un uomo! Il fidanzato se la fa con un uomo. Quello è davvero il capo gay, non è possibile. È ora di sparire, maledetto. Non mi vedrà mai più. Se n'è andata la sciacquetta. Sì, cucciola, spogliati pure. Ah, hai capito? Cioè, no, vabbè, geniale. Praticamente lei scopre che il fidanzato se la fa con un uomo e se ne va perché dice, vabbè, maledetto, cioè, se la fa con un uomo. E lui le dice, se n'è andata la tua fidanzata. Sì, cucciola, spogliati pure. E sotto la tuta da uomo c'è una figa power. Tesoro, sei un genio, il piano è andato alla perfezione. Vabbè. Gente che fa fumetti, se volete contattarmi. Che cazzo di problemi c'ho? Boh, io dopo questa posso chiudere il canale. Beh, bellissimo, questo buttiamo. Ma dovevi lavorare alla Marvel? Sempre detto, cioè. Io una volta ho detto che non ero andata a scuola perché era morta mia nonna, ma in realtà non avevo semplicemente voglia. Occhio perché poi c'avevo un compagno di classe che ogni volta diceva che gli era morta la nonna, che cazzo, ma muore, nasce, muore, nasce. Che begli occhiali, mi dicono. Intrighi e passioni, ciao.
Questo è quello che succede alle cuffie. Secondo voi io ho voglia di sbrogliarle? Ah no, buttiamo. A me è piaciuto il fumetto, bene. Fai un fumetto che lo compro. Ma quindi l'hanno vista? Quindi l'hanno vista, non si sa come, ma la tuta è una merdata incredibile. Auguri, Nese! E che cosa c'è qua? TVB. Per la mia pata. Che è? Ah, vabbè, un biglietto di compleanno. Lo metti in vendita, certo, assolutamente. Le puntate di Invisible Caroline presto online. Ma ogni tanto mi dilettavo a fare sti fumetti, no? Però giustamente la mia dignità ha detto, ma forse magari teniamoli nascosti. Ora non ne ho più dignità, posso... C'era un orecchino fra le cuffie. Ma come? Davvero? Non c'è più. Questo è un brutto segnale. Vabbè, vorrà dire che rinuncerò all'orecchino. Ora scoprirò che è l'unico Swarovski che ho. Forse il fidanzato se la faceva con Ellen. No, perché era un'altra la figona, capito? Cioè, sotto il vestito del capo gay c'era sta tizia. Si vede che giravano ste tute. Lof, ho capito cos'è il cazzillo nero, è un dildo. Ostini, non vorrei dirti, ma... Cioè, voglio dire... Cioè, Stella... T'accontenti di poco, eh? Magari l'avevano vista pure quelli del supermercato, ma non hanno detto niente perché hanno visto che aveva problemi mentali. Eh sì, effettivamente. Questa è la lista che... Grazie, Meccia! Questa è la lista che ho fatto quando dovevo andare a Londra. No, dovevo andare da qualche parte perché mi faccio la lista delle cose da portare. Calzettoni. Calzettoni è la prima cosa che mi viene in mente. Collan, pigiama, tuta, ciabatte, jeans, maglie, spazzola, sciarpa, cappello, guanti, ombrello. Ma dove cazzo andavo? Stivali, scarpe. Grazie, meno male che ho scritto scarpe perché mai uscivo di casa senza. Cintura, trucchi, federa, cuscino, lenzuola, coperte. Penne e fogli per scrivere Invisible Caroline probabilmente. Pile ricaricabili e copripile. Giochi. Settimana enigmistica. Shampoo. No, vabbè. Ma ragazzi, ma guardate come ho scritto shampoo e phon. Shampoo e phon. Cotton fioc, perché non si sa mai. Scottex e tovaglioli. Boh. Cioè, tipo, senza la lista andavano... Sì, probabilmente sì. Io, boh. Sempre più boh. Un bellissimo pettine. Io amo lo scia. Sì, ragazzi, sono una disagiata. Cosa ci dovete fare? Cos'è questo? Ah, un ordine fatto da Hobby Perline, con sito che ha delle cose fighissime per il, non ho scritto niente, per il bricolage. Io ho speso la modica cifra di... L'ho scritto? 53 euro, neanche tanto. Sempre più boh. Sì, ragazzi, sempre più boh. La Mystery Box dell'89. Un bellissimo lecca lecca che in realtà è un... burro di cacao ormai radioattivo probabilmente, quindi lo buttiamo. Ma ragazzi, io ho fatto anche dei fumetti sulla mia famiglia, sulle cose tipiche che fanno i miei familiari. L'ho trovato tipo 2 o 3 giorni fa, l'ho riletto, era tipo geniale. Peccato che disegno di merda, perché come idee ce l'avrei un po' trasciose, ma disegno un po' a culo. La nana è nata al... A settembre, il 15 novembre del 2010. No! Che carino! Ma non è possibile. È nata ad agosto la nana. Forse è quando l'ho presa. Sì. Ti ridisegno io a posto, Nunchi. Tu disegni e io ti do le idee. Mettiamoci in società. La società dei magnacci. Guardate che temperino fashion. Molto Bollywood. Bello. Tutte le strade portano al 3.
Puoi togliere il vecchio burro cacao e metterne un nuovo tu. Ragazzi, però se mi dovete aiutare, dovete dirmi butta. Non mi fate recuperare la roba. Cioè, che cazzo è? Le carte movimentate della Pantera Rosa. Ma che cazzo me ne frega? Qua ci sono delle barzellette bruttissime. Aspetta. Per trovare la soluzione, appoggia il detector nel riquadro dell'ologramma. E dov'è il detector? Dov'è il detector? Non lo sapremo mai. Allora. Pantera Rosa compra due sacchetti di caramelle e si accorge che basterebbe spostare una caramella dal sacco. Matematico, non mi frega in cazzo. Abbiamo questo. Fico. Questa è sbuba, non so cosa sia, ma vabbè. Ma che belle! Oh! Poi abbiamo. Questo buttiamo. Ah no, pensavo fosse questo il detector. Oh sì. Non ci credo! Che figata è? Cioè, se passate sto coso, c'è la soluzione. No, vabbè. Dal piatto di Pantera Rosa sono scomparse due fette di salame. Le avrà mangiate la mucca Carolina o il corvo Michele? Voi cosa dite? Secondo me se le è messe in culo la Pantera Rosa. Scrivete la soluzione nei commenti, che ora andiamo a leggere qual è la soluzione. Io dico che le fette di salame se le è messe in culo la Pantera Rosa. Le avevo anch'io quelle carte della Pantera Rosa, davvero. All'acquario di Genova vendono i segnalibi che prendono vita. In che senso? Chi se l'è presa allora la fetta di salame? La mucca, però dovete specificare il perché. La mucca Carolina Birichina. Tutti dite mucca, vediamo dietro. Allora, è stato senz'altro il corvo Michele, perché le mucche mangiano solo vegetali. È vero, che deficienti che siamo. E vabbè, adesso è troppo comodo scrivere il corvo dopo che ve l'ho detto. Proviamo questa. Poffi, poffi, poffi. Questo qua è Arpo, ve lo ricordate? Arpo? Che era tipo un maiale lercissimo. Questo. Sto buttando tutto, ragazzi, sono bravissima. L'ho detto io, ma se non motivate. Poi. Abbiamo un altro intofinello. Pantera Rosa osserva due alberi che hanno messo insieme. Ah, ok. Pantera Rosa osserva due alberi che hanno messo insieme 40 anni. Uno però ha 8 anni più dell'altro. Quanti anni ha ciascun albero? Questo è matematico, risolvetelo voi perché non vado a leggere la soluzione. Vabbè. Dai. Il primo che lo scrive vince uno sbraffanni fannanni. C'è qualcuno che con me domani si deve svegliare alle 6:30. Allora vai a nanna, dai. Non buttarli, magari hanno valore. Dai, ma non mi aiutate così. Tanti come la figurina. Matematica 38 tri. Ragazzi, fate più schifo di me in matematica. Allora, uno ne ha 16, l'altro 24. Ma non ce ne frega assolutamente un cazzo. 16 e 24, bravo, bravo Luca. E non ce ne sono più di questi indovinelli bellissimi. Indovinelli sensazionali, spettacularis. No, che carino questo, non l'avevo neanche notato. Oh, vabbè. Comunque, tra l'altro, io per questa carta l'ho cancellata con l'acetone. Mi sa che avevo perso la carta per rivelare la soluzione, ma l'ingegno c'è sempre stato e ne ho cancellata una con l'acetone. Una torta fatta in fimo. E un altro sacchetto svuotated! Sono troppo brava, cioè, non hai capito. Poi. Oddio, scusate. La Pantera Rosa come maestra di vita. Vabbè, altri adesivi, robine. Che, queste sono carine, cioè non hai capito, queste me le tengo, ma è una cappella a doppia punta. Che brutte cappelle vedi? Cioè, scusami. Ma proprio brutte brutte, fai complimenti al tuo ragascio. Manca tanto a cosa? Che cazzo vuol dire manca tanto? Ah, vabbè, qua ci sono dei biglietti da visita, soldi anche qua. Manco un cazzo, assolutamente niente. E
Una tessera del minigolf. No, che non vorrei che si vedesse lì. Mario Nerd. No, questa magari ha valore. Di che anno è? Del 2002. 16 anni fa? Magari questa ha valore. No, questa veramente ha valore. Tiratura oltre 1 milione. No, non vale un cazzo. Perfetto. Poi. No! Gliela mando subito. Dov'è il telefono? Dov'è il mio telefono? Ah, qua. Devo mandare subito al pezzollo. No, 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 sta cadendo il sacchetto. Allora. Cioè, scusate, avete visto la bellanza del pezzollo qua? Allora, coffee. Anzi, la faccio così, così capisce che sono in live. Ora glielo mando, aspettate. Così figo e sexy. Ah, ma è Dani! Complimenti aveva! Aspettate che gli mando l'audio. Pezzollo, guarda cosa ho trovato. Sto facendo un po' di scarto e sono in live. E ho trovato una bellissima fototessera che ti rappresenta con tutti i tuoi menti nel fiorfiore della bellanza. Era ciccione puccioso. No, non era ciccione, era solo un po' fluffy. Puffy, puffy. Oddio, sembrava Enrico Papi. Ma come meglio di adesso? Ma dai! Quanti anni avevo? Penso 15, 16. Sì, Fafutel. Era uno slap. Era diversamente magro, bravi. Nel fiorfiore della gioventitude. Il povero Pezzollo. Cos'altro c'è qua? Comunque quella fototessera è bellissima. Pensavamo appunto di fare io e Dani un video in cui raggruppiamo tutte le nostre foto peggiori dagli albori ad oggi. Cioè, ce n'è proprio. È di 15 anni fa circa. L'ha visualizzato, vediamo che cosa dice. Sta scrivendo. Sì. Ma ha scritto, oddio, non l'avrei fatta vedere, spero. No, no. Scherzi? Ma convinto che non l'ho fatta vedere, ma quanto ingenuo. Che cucciolo. No, l'hanno vista solo 466 persone e poi tutte quelle che riguarderanno la live, ma voglio dire, siamo fra amici. Io. Cioè, adesso lui riesce anche a dire che io ho fatto vedere la foto. Ma come cazzo si permette? Ma cioè, ma siamo pazzi? Ma stiamo scherzando? No, non mi permetterei mai. Ingenuitù del level 1000, sì, che cucciolo. Vabbè, qua abbiamo il bellissimo Ventilatude. L'ho già fatto vedere milioni di volte sto coso, ma continuo a tenerlo perché è bellissimo. Fai venire il pezzolmo in live. Ti ricordo che ho molto tuo materiale, mi ha detto. Beh, ma lui ha già fatto vedere una mia foto orribile. Ti ricordo che tu hai fatto vedere la mia foto, quella orribile, quella fototessera con quella faccia io, oscena. Di quando avevo tipo 13 anni e quindi diciamo che siamo pari così, va bene, Stella? No, comunque hanno scritto tutti che stavi benissimo.
No, a parte gli scherzi, l'ha scritto davvero. Certo. Che bel golfino, nonna Adele, lo vuoi? Cazzo è sta cosa? Ma sul serio? Ma che è? Ma è una roba ignobile, la scusa, ora me la devo mettere. Denti e piastrelle come sempre, Dani. No, lì mi sembra che avesse l'apparecchio, forse l'aveva tolto da poco. Che bello! Bello, togliamolo tipo now e facciamo che lo butto. Per esempio. È un centrino, ma infatti, ma che cos'è? Perché? Il pezzolo ha scritto: non fare le facce pensando che non ti vedo, ti sto guardando, sei una cretina. Dani, se stai guardando, è giunto il momento di una cosa molto importante che devo dirti. No, aspetta, se entra in live potrebbe avere del materiale contro di me. No, Dani, non entrare in live. Perché volevo dirti questo. Quanti menti. Ha detto già che con la bolla al naso. Niente, allora il pezzolo si limiterà a subire. Dani, ti sono vicino. Esci il Dani. Che cos'è qui? Aspetta, abbiamo un'altra naglia nera. Dani sembra una frittata. Diversa questa. Ah, ma questa è il ciuffo. No, vabbè, proviamola tipo now. Ciao Marco. Aspetta, eh. Questa è Anaglia quando si fa latin. Ma perché c'è sto ciuffo? Anaglia versione black. Anaglia is... Sì, ma io pezzerei anche un pochino, già che ci sono. Anaglia is the new black. Ah, che bello. Mamma, che bella bambina. Dai, non era così brutto, ho visto cose molto peggiori nella mia vita. No, ma infatti stiamo scherzando. Analiamo. Ha battuto un turno negli anni 90. Stai ritrovando tutta la famiglia di Anali. Hai firmato la tua condanna, temo te ne pentirai. Ma quanto scemo, guarda. Ma tu hai fatto vedere una mia foto, Shane. La Lofa ha appena firmato la sua condanna. Ma Dani, tu hai fatto vedere una mia foto in un video? Quella così. Cioè, mi sembra il minimo far vedere una alla pari. Cioè. No, vabbè, ragazzi. Cioè, ma è l'ora qua. Abbiamo anche Anaglia decolorata. Sembra un puttino. Una figlia di puttina. Dani sfottila come non male. Ma cioè, non incitate il pezzollo, ragazzi. Cioè. Ma quante ne ho troppe? Sì, l'ho detto di colori, devo dire la verità. Quindi ho un'altra. Ma che problemi c'ho? Questa però, vedete, è più concentrated, proprio questa è proprio da Motumbo. È molto più. Mi ricordo mia nonna ha i capelli così. Io la foto la penderei dietro a favore di camera come santina protettrice. Poi io. Che cosa c'ho qua? Che cosa c'ho qua? 20.000 cappelli di Natale. Cappelli di Natale. La parrucca a ciuffo di Fregna. Poi. Sì, utile.
Dovresti avere una stanza per le parrucche. Ragazzi, veramente, io vorrei una stanza armadio. Ne ho bisogno. Notte, Auri. Una tovaglia, perché certo può sempre venire utile una tovaglia natalizia. Danni in tutte le scuole come santo protettore. San Pezzollo, protettore delle balene per il buco in testa. Che cosa c'è qua? Che cos'è? Oppla! Pasta sintetica bianca, ma dentro non c'è un cazzo. Mi sembra più che giusto. Cosa vuoi? Dillo che le parrucche sono fatte dai peli del culo di Dani. Sì, lo ammetto, lo ammetto. Yeah! Questo qua, in 20 video che guardate dei miei spacchettamenti, gira sempre. E non lo butto, ma tipo mai. San Pezzolo, patrono degli anni di lotta. Questa roba mi sa che l'ho già vista, quindi posso anche evitare. Sì, qualcuno si ricorderà di Mike Francis, cioè l'ho recuperata perché mi avete scritto nei commenti che valeva, cioè voi dite che non vi ascolto. Ma guarda che belle cosine. Una testa con una mano. Oh, vabbè. Questo me lo tengo. Ma certo, ragazzi, ma io non lo so. Poi abbiamo una banconota di Fimo, che è ovviamente trasformata ad orecchino, sia mai, con 500 euro fatti egregiamente, mi dicono, maestria da vendere. Una scritta Japan. Grazie Elettra Rampol GQ, nuovo abbonato, grazie. Tagliaunghie per cavalli, probabilmente. E una Tour Eiffel perché a Parigi sulla rive delle Seine le putain fa sempre un Pompei, ma non ce ne frega un case. Il profumo alla vulva l'ho fatto vedere su Instagram anche recentemente. Puzza sempre di più. Si vede che è diventato avariato, puzza proprio di fica marcia. Un pezzo di Ringo di Fimo. Cioè, questo sembrava credibile, eh? Ci siete cascati. Invece di Fimo. Poi. Un bellissimo specchietto sempre di Fimo con la stagnola perché usare il colorante. Argentato pareva troppo pro. Pezzollo, santo falange del Pinozzo, povero. E poi cos'altro abbiamo qua? A parte cose che avete già visto, questo niente lo recupero. Colori 3D, effetto rilievo, funzionerà ancora? No, è duro come la minchia di Rocco. No. Non puoi far vedere Ringo finti che poi mi viene fame. Se ti mangi uno di quelli, non ti viene più fame perché crepi tipo subito e risolvi i problemi di fame, di dieta e di tutto. Gli orecchini con la merda dolce, ma ovvio che ce l'ho. Grazie, Marta Viola. Che belli questi adesivi! Guardate che carini. Grazie, Marco, nuovo abbonato. Dai che se arriviamo a 15, quindi altri 5, posso aggiungere altri emoji. E sono bellissime queste qua. Dovrei mettere sotto resina, ma non ho la resina. Cosa c'è qua? C'è un dente, cioè dovrebbe esserci un dente d'oro, ma il dente d'oro non c'è più e c'è la colla per appiccicarsi il dente d'oro. Vabbè. Dico ai nuovi abbonati che se scrivete due punti Pucci, vi si apre un elenco di tutte emoji che potete avere solo voi, tipo Nonna Adele, tipo la minchia componibile, altre. Provate che ne aggiungerò altre. Vabbè, che cazzo è l'albero di Natale? Sì, utile, mi dicono. Nastro rosa, come la canzone. Ma quante belle cose. No! Un'altra? Ma stiamo scherzando?
Ma no, ma perché ne ho così tante? Esatto, c'è anche Papum Schiaffin da Face. Doesn't work. No, solo gli abbonati, che sono quelli che hanno il nome scritto in verde con la cacchina accanto. Un'altra! No, non è la stessa, no, magari di te è la stessa. Cioè, no, sono due sfumature, 50 sfumature di Anaya. E se facessi un finto trailer 50 sfumature di Anaya in cui me le provo tutte? Cosa ne pensate? Grazie, Retro Games. Cos'è? Perché ho un accappatoio? Ho un accappatoio? Funziona solo per gli abbonati, X Factor Italia. Ho un accappatoio per bambini e giuro che non faccio il prete di professione, quindi non capisco, non sto afferrando. È un accappatoio senza maniche e senza cappuccio, che cazzo serve? Vabbè. La salvi la live, ma ovviamente. Cioè. Accappatoglitude. E ho trovato qualcosa dentro un fazzoletto con scritto Brilla poco. Come si diventa abbonati? Cliccando sul tasto abbonati accanto al tasto iscriviti. Mi sembravano degli animali, mi sono cagata sotto. Invece no, sono dei frammenti di glitter che pungono, tra l'altro. Io so già che questi stanotte cammino, me li ritrovo sotto i piedi. E lì parte il camalow proprio potente, tipo quando vi si pianta il Lego sotto il piede. Il tastabona! Vorrei dormire, ma ci sei tu. Finalmente ho trovato un mazzo di carte. Lo stavo cercando da una vita perché volevo fare dei giochi imparare dei giochi di magia. Non trovavo più un mazzo di carte. In compenso, questo è di Chuck, che se non l'avete visto in altri video. Ve le rishowo perché hanno una particolaritudine, sono le carte della rivista Chuck. Buonanotte, Virginia, che hanno i personaggi famosi. Tipo, ma sono bellerrime. Che cazzo è questa? È Mina. Perché in una rivista di cinema c'è Mina? Sofia Loren. Ma giochi di magia che ti ha regalato Hecate, ne farai un video. Non riesco a capire la spiegazione. Sono spiegati di merda, Marina Cagna. Li farei volentieri, ma non riesco a capirli. Io non so chi sia sta gente. Vabbè, questa è l'unica che ho capito. Ce la sto. Questa. Vediamo se c'è qualcuno di treccioso. Ah, che carino! Personaggi famoserrimi. Vabbè, sì, questo sì. No, che figo questo. Questo non so chi sia, cioè sembra. Come cazzo si chiama? Non mi viene in mente. Beh. Schwarzenegger. Qualcuno secondo voi il mondo sa scrivere Schwarzenegger, a parte Schwarzenegger stesso. Questo. No, che figata. Questo. This. Io vorrei capire perché c'è Sofia Loren e poi tipo personaggi del calibro di Kevin Costner, eccetera, eccetera, Sean Connery. Ingaut per capire le legole. Schwarzenegger, ma l'hai scritto a culo? Zaffnegger, Frank Zentendefe. Sì, infatti, secondo me neanche lui stesso succederà. Ma come cazzo mi chiamo? Stagno di Staglioli, sì. Io vado a fuoco, io vado a fuoco, pom pom pompiere. È quasi finito, quindi preparatevi psicologica mongi che è quasi finito. Questo non si apre neanche se prego Claudio Lippi. E abbiamo pulisci lingua. Cioè, che in realtà secondo me è un sollazzaculo che possiamo anche buttare. Poi cazzo è? Che figo! Questo deve essere un kit per fare le nè.
No, vabbè. La mia amica Marianna ti ha unfollowato l'altra volta. Vabbè, solo perché Marianna, allora è una cagna se mi ha unfollowato. Vedi che tutto torna. Marianna la cagna. Allora. Sì, questo è ne. Ma l'enne scade, secondo voi? Perché ne ero un po' paura a usarlo. Fatemi sapere. È bellissimo! Che frutto! Scade? Il sì è perché scade. Non, scrivetemi sì, scade, no, non scade perché. Non scade? Ma dici così perché vuoi intossicarmi e non vuoi avere la coscienza pulita? Stefi, come posso fare per stare meglio? In che senso? Essendo polvere, non credo. L'ennea è una pianta, non scade. Vabbè, ma allora ciuchini maturi qua, eh. È nero. Sì, scade, ecco. Ultime parole famose. Questo l'ho preso a Londra. Questo è bellissimo, cioè non lo posso buttare. Non scade, si scade. La bipolaritude. Poi abbiamo. Ma perché ci sono delle piume? Che schifo! Spero che siano finte. Me lo auguro di vedere qua perché mi fa schifo la primavera. Non scade una pianta, va bene, dai, mi fido. Comunque cercherò anche su Google perché magari qualcuno vuole attentare alla mia povera life. Tipo, dai, che la volta buona che si deve, dico io. Non scade, si chiama Enna. Se non puzza, puoi usarlo. Vediamo se puzza. Odio essere bipolare, lo adoro. Ho paura da non usarlo. È inodore. Allora lo userò. Cazzo? Ah, sì, mi ricordo sto coso che ho fatto di una bellitudine rara. Sì. Meglio se cerchi sicuro. Puoi fare una prova sul polso prima di usarne troppo. Sì, infatti, ci manca che mi fa allergia. Già. Oh, qua c'è una challenge che chiama, mi dicono. Ciao Marco, buonanotte. E infine, vediamo che cosa c'è per chiudere il video. Vabbè, questa ve la ricordate, spero. La borsa che avevo fatto col feltro, fatta a merdina. Cioè. Comunque ho fatto un sacco di roba da buttare, cioè sono bramerrima. Sì, fidati, non usarlo. Sì, dici. Non puzza, si puzza. Che bello, proprio una bella merda. Qui abbiamo una marea di cucchiai. Adesso voglio vedere chi sono i veri trescioni, se vi ricordate in quale video ho usato questi cucchiai. Il primo che lo scrive lo seguo su Instacaz, però vi dovete ricordare. Ho appena bevuto 5 bicchieri di latte, non sono normale. Mio Dio, io cagherei pure le ossa con 5 bicchieri. La borsa cacchina, sì. Dai, dai, vediamo chi si ricorda che cosa sono serviti questi cucchiai. Brava Martina Papaleo! Bravissima! Ti seguirò su Instacaz, scrivimi poi come ti chiami che nei commenti quando chiuderò la live perché se no non mi ricordo. Esattamente, è il giochino maturi in cui li scioglievo e facevo le sorche e li ho tenuti perché dei cucchiai così belli non li ho mai più ritrovati. Però si può anche suonare, guardate. Sì, vabbè, cose ambigue, vole. La collana fieca, le vulve, vabbè, ragazzi, è stata più veloce, Martina. Poi abbiamo del bellissimo, della bellissima carta crespa gialla. Cosa serve? Non lo so, ma me la tengo. Ti seguo già, davvero? Allora, vedi, ho fatto bene a seguirti. Poi, che cos'è? Bello. Passo al secondo. Cosa passi al secondo? No! Le cabine!
Questo è il mio primo telefono. O forse il secondo, però vabbè, è bellissimo. Aveva anche. Cioè, li potevi cambiare. Anche il cazzillo. Che bello! Ma se lo aprissi, secondo. Cioè, se lo accendessi. Vabbè, non andrà mai, tipo. Ovviamente no. Però l'ho trovato recentemente il caricatore. Secondo me dentro ci sono i primi messaggi che ricevevo. Potrebbero essere assolutamente osceni. Comodo, leggero. È bellissimo. Ma che cazzo d'antenna? Un dildo. Fantastico. Vabbè, fatemi sapere se vi interessa. Trovo il caricatore, lo accendo così leggiamo i messaggi. In un altro video, ovviamente, perché adesso non so dove ho messo il caricatore. Cos'è? Che cos'è? Un sacchetto con il nulla, grazie. Sì, indistruttibile. Cioè, se tu lo lanci dal settimo piano, si rompe l'asfalto. Non il telefono. Un po' come i 3310. Come ti chiami su Instacaz? Stefani trattino basso cosa? Cos'è? Un solazzaculo? Vabbè. Non si accende, Sabrina. Sarà lì fermo da 15 anni. Il nuovo iPhone 20 a soli 2500 euro. Cosa ne penso delle Winx? Non penso, non mi interessano. Poi abbiamo foglietto. No, vabbè. Questi sono altri fumetti. Lastice più lattice, vi ricordate? Voi ti la, voi ti la, voi ti la. Volevano usare vagina, voi le l'hanno usata. Gli ho dato una ripassata. Lo show dedicato a Zapata. Vabbè, sono le canzoni iraniane e italianizzate. Che hai sulla spalla una cosa viola attaccata? Ma che stai a dire? Poi abbiamo un CD contenente PS Mania, vabbè, i giochi del 1600, facciamo quello che. Penso di Muniz, che è una persona orribile, perché gli ho chiesto di fare una live e non ha neanche visualizzato il mio messaggio in direct. Una persona orrenda. E vabbè, e allora qua stiamo proprio fichi. Padiglia Crespo. Io domani avrò. Ma scusa, ma perché testa è? Non mi entra. Ma Rosita. Hai un rombo rosa sulla spalla. Ragazzi, ma io non lo vedo. Ma questo dite? Ma è un cerotto per la cervicale. Madonna, peggio di quelli che mi dicevano che bel tatuaggio che ti sei fatta. Grazie, cervicale. No, ma siete mica regole. Grazie al cazzo che non capivo. Oh, delle penne. Delle penne. Scriveranno? Secondo me no, vediamo. Volevano usare vegi? Sì. Ho trovato delle penne glitterate che scrivono la vita ha un senso da oggi, tipo now. Bene, diciamo che ho finito perché manca questa scatola, ma penso che siano cose che ho già controllato. Sì. Sì, ho finito. Grazie per la compagnia. Ho fatto un sacchetto di roba, sono molto felice. E tutto il resto lo rimetterò come cazzo è. E sicuramente fra un mese dirò: devo fare lo scarto. E riprenderò lo stesso cazzo di sacchetto. Che cerotti sono questi? Li metti tipo dove hai dolore, tipo nella schiena, nel collo, qua nei punti di dolore. Non c'è un cazzo, cioè non hanno medicinale, semplicemente sono cerotti kinesiologici, li metti nei punti dove hai dolore e tengono, diciamo, ferma la parte. Non ho capito come cazzo funzionino, però funzionano e fanno.
cioè rilassano la muscolatura. Quest'anno guarda il Grande Fratello? No, cioè ho guardato qualche pezzone in TV perché Ivan Cattaneo è un trascione, parlava di sbiancamenti anali, pensavo mi potesse piacere, ma poi ho fatto due coglioni che... Funzica nei cerotti? Sì, assolutamente. Devo ricoprirmi completamente con quei cerotti. Anch'io pensavo, però non puoi metterne più di tipo 4-5 perché sennò rimani. Non si può proprio. Rilasciano calore? No, no, sono proprio. Vabbè, non c'è. Cioè, vedete? Sono tipo le patatine, le croste. Fate così. Li staccate e le appiccicate. Tipo, state così, le appiccicate e poi tiri sul collo e fa tipo le grinze, però quando lo tendi. È teso, vabbè. Se cercate su internet vi spiega dove appiccicarli. Li trovate anche al Decathlon. No, al Decathlon mi sembra che abbiano quelli lunghi, che sono un casino da mettere, deve farteli un fisioterapista perché vanno tipo tagliati e poi hanno tutte le ramificazioni, tipo quelli che hanno anche i ballerini, che se li metti di merda, ciao. Li vuoi trovare su Amazon, su eBay, un po' dove cazzo. Basta che scrivi cerotti kinesiologici e li trovi. Prego. Lo sappiamo benissimo dove appiccicarli. Ma l'hanno chiesto. Cioè. Molto carini. Comunque, direi di chiudere perché secondo me è più di un'ora che sto sparando minchiate. Io li metto sul bucio quando ho dolori, ma lì perché ti infili roba contundente, cioè non è che il cerotto può salvarti da sito. Hai visto il video di Muniz che urla mentre attraversa? Sì. Era per dire sulle chiappette. Ah. No, kinesiologici. Vabbè, scrivete Kintex, che sono i migliori, che attaccano, che resistono anche alla doccia, perché cioè, ne avevo preso un tipo per risparmiare, basta che ti metti visto la doccia, facevano, se ne andavano, vaffanculo, cioè. Sì, ho cambiato telefono, Dio santo, ma perché sempre sta cazzo di... Ma cosa vi può cambiare se cambio telefono? Io non capisco. Il cazzino hai capito cosa serve? No, rimarrà qua tutta la vita. Probabilmente va attaccato a una cintura e finge di essere una coda. Una coda? Boh, non so. Va bene, dai, ragazzi. Vi saluto, grazie per la compagnia. Questo video lo lascerò così il disagio lo guarderanno anche quelli postumi. E ciao dalla Lufina. Buonanotte. È uno strapon, sì, esatto. Buonanotte.